tutti mi dicono, anche persone di livello, diciamo, che dovrebbero conoscere anche a livello politico, non sanno di che cosa stiamo trattando, no? E questo è una cosa gravissima, no? Visto che invece il governo su questo si gioca tutta la sua esistenza presente e futura. Grazie, e grazie. Do la parola ad Alberto. Grazie a voi. Aggiungo solo qualche elemento alla presentazione che ha già fatto Danilo. Io sono un ingegnere di professione, faccio di conto, metto a disposizione quello che so fare insieme ai miei colleghi, che all'interno di un gruppo di lavoro che si chiama Commissione Tecnica Torino-Lione segue su incarico formale da parte delle amministrazioni comunali dell'Unione Montana Val di Susa, quindi tutte quelle coinvolte dall'ipotesi di progetto Torino-Lione, e questo avviene da più di 10 anni, da qualche anno anche da parte della città di Torino, che ci ha incaricato formalmente, da parte della città di Venaria, che è una città vicino a Torino. Noi svolgiamo il ruolo di gruppo di supporto tecnico alle amministrazioni per esaminare tutti gli aspetti di tipo tecnico, progettuale, di analisi dello scopo dell'opera riguardo a questo ampio progetto di cui si discute ormai da quasi 30 anni. Noi ci occupiamo di esaminare i documenti progettuali, abbiamo partecipato a tutte le conferenze di servizi svolte presso la Regione Piemonte, il Ministero delle Infrastrutture o il Ministero dell'Ambiente, inerenti all'analisi dei progetti. Abbiamo letto ogni singola riga e pagina di ogni progetto e sua variante. Stiamo parlando di quantità di carta che sono nell'ordine di grandezza di scatoloni in grado di riempire 3 volte questa stanza. Abbiamo prodotto migliaia di pagine di osservazioni tecniche, svolto interventi e facciamo anche attività di divulgazione, come in questa occasione, per aiutare le persone a avere degli elementi per capire di cosa si sta parlando e farsi un'idea propria, prima ancora che portare una tesi piuttosto che un'altra. Cercherò questa sera, sperando di non essere troppo prolisso, di toccare un po' alcuni dei tasti che credo ognuno di voi si sia reso conto è necessario andare a esaminare per capire di cosa si sta parlando, e spero poi nel corso della discussione possano emergere anche delle domande per cercare di entrare un pochino nel merito delle cose che vengono percepite da ciascuno di noi. Comincio con questa copertina, il titolo è A che punto siamo, perché si sente parlare da molto tempo di questo progetto, ma poi non si capisce mai, è finito, non è mai partito, è a metà, lo dobbiamo finire, dobbiamo ancora iniziarlo, ma credo che questa figura sia una figura di per sé emblematica. Qui vedete questo portale di galleria che sembra molto antico e che è lo sbocco lato Italia, a Bardonecchia, del tunnel attualmente in esercizio che ci collega alla Francia, il traforo internazionale Fréjus, che oggi funziona e dove vedete passare in mezzo il TGV, e non è un fotomontaggio, ci passa 3 volte al giorno in un senso e nell'altro, arrivando fino a Milano Garibaldi e collegando Milano, Torino, Lione e Parigi. Ora, questa situazione è qualcosa che ha a che fare col passato, col presente, col futuro, questo è uno degli aspetti da discutere, proviamo a vedere se riusciamo a entrare nel merito. Per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo prima di tutto mettere a fuoco che cosa sia la proposta di nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che è l'oggetto del contender. Venerdì sera il TG1 TV7 ha fatto un servizio su questo tema, dove qualcuno di noi ha fatto delle interviste, dei contributi, e il titolo era Il treno della discordia. In effetti intorno a questo progetto c'è molta discordia, se non altro divergenze di opinioni, però per avere un punto di confronto prima di tutto bisogna una base per sapere di che stiamo parlando. Allora, il progetto Torino-Lione è un progetto di nuova linea ferroviaria che si aggiungerebbe alle linee ferroviarie già in esercizio, già esistenti, che collegano già oggi Italia e Francia da molto tempo, e riguarda la realizzazione di 270 km di nuova linea ferroviaria da Torino, intorno a Torino, addirittura fino a Settimo Torinese, che conosce la zona, che è il punto dove si attesta la linea ferroviaria alta velocità che da Milano viene verso Torino, per poi passare intorno a Torino, percorrere la Val di Susa, Bussoleno è una delle località significative della Val di Susa, attraversare il confine con quella tratta che vedete in rosso che si chiama sezione transfrontaliera, che riguarda in larga parte il tunnel di base, l'oggetto del contender principale di cui si discute sempre sui giornali. Spesso quando si parla di TAV in Val di Susa si parla solo e soltanto di quel tratto, che è di 65 km. Sbucare dall'altra parte in Francia a Saint-Jean-de-Maurien per poi arrivare a Lione con più di 100 km di percorso ferroviario, che riguarda tutto quello che serve per arrivare a Lione, in particolare
a Lione-Saint-Exupéry, che è l'aeroporto di Lione, dove si attesterebbe l'arrivo di questa ipotesi di nuova linea ferroviaria. Noi passiamo il 95% del tempo a discutere del tratto rosso, dimenticandoci che la Torino-Lione non esisterà mai senza la parte in verde, che si chiama tratta nazionale italiana, che collegherebbe il famoso tunnel a Torino e alle infrastrutture ferroviarie italiane principali, e dall'altra parte la cosiddetta tratta nazionale francese, quella parte in blu, che collegherebbe sempre lo stesso tunnel a Lione. E senza queste due tratte nazionali facciamo quello che una volta si chiamavano le cattedrali nel deserto. Ora, a che punto è questo progetto? Ne abbiamo sentito discutere mille volte, giornali e TV, i politici ne dicono cose assolutamente opposte, noi ci basiamo sulle informazioni ufficiali. Stiamo parlando di un progetto di linea ferroviaria, allora dobbiamo discutere quanti metri, quanti chilometri, quanti millimetri di nuova linea ferroviaria ad oggi sono stati realizzati, considerando che di questo progetto si parla dal vertice di Nizza dell'Unione Europea del 1990, adesso siamo nel 2019, e che le prime attività preliminari inerenti alla realizzazione del progetto sono del 2001, quindi risalgono a 18 anni fa almeno. A che punto siamo di nuova linea ferroviaria realizzata? Zero, zero, zero. Nessun metro di Torino-Lione è mai stata realizzata finora. Cosa viene raccontato allora sui giornali? Abbiamo già scavato 25 km di gallerie, è già partita, dobbiamo finirla, i francesi hanno già fatto la loro parte. Sarà interessante discuterne, però io posso affermare con certezza, e noi come commissione tecnica abbiamo una regola di fondo ineludibile e assolutamente fondamentale nel nostro approccio, sia in quello che scriviamo che in quello che diciamo pubblicamente. Ogni singola cosa che diciamo, ogni dato, ogni numero deve essere comprovabile. Quindi se io vi dico che sono 0 km è perché ho le possibilità di dirlo sulla base di che cosa. Lo dico in sintesi, poi andremo più nel dettaglio. Per quanto riguarda la parte nazionale italiana, ad oggi è impensabile immaginare sia stato realizzato qualcosa perché non c'è neanche un progetto approvato. I progetti che si sono susseguiti nel corso degli anni hanno avuto diverse vicende, ma mai nessuno di questi è stato approvato e quindi non si ritrova nessun provvedimento del governo di approvazione definitiva del progetto per fare la parte nazionale. Dalla parte francese un progetto c'è, ma c'è in corso da diversi anni una ridiscussione dei tempi di realizzazione di questo progetto, e dopo vedremo i dettagli di questa discussione, e questa discussione ha già di fatto portato a un rinvio molto più in avanti. Per la parte centrale, sezione transfrontaliera, sono state fatte delle cose, sono anche state scavati dei chilometri di galleria, ma nessuno di questi chilometri di galleria corrisponde all'avvio delle attività finali, definitive, della realizzazione del tunnel di base, ma sono attività preliminari, opere accessorie, anche ingenti, anche significative, ma ad oggi nessuno di queste è collaudabile per realizzare l'avvio della realizzazione di un pezzo di tunnel di base. Questo è lo stato dell'arte sulla base anche di quanto comprovabile dall'audizione che il commissario di governo, che da anni sovrintende per conto del governo la realizzazione di questo progetto, ha reso in sede di Commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera dei Deputati a fine gennaio di quest'anno. Questa audizione si è svolta pochi giorni prima che cessasse la sua funzione, che ha avuto termine a metà di febbraio, perché non è più stata rinnovata dall'attuale governo. Ma nell'audizione con lui in carica, come commissario di governo, ha affermato avanzamento lavori definitivi 0 km. C'è una slide che ve lo dice, quindi è esattamente corrispondente a quanto diciamo. Questo è lo stato dell'arte ad oggi. Ora, prima di passare a descrivere il progetto, cosa prevede, cosa non prevede, credo che sia importante interrogarsi, visto che stiamo parlando non di realizzare una ferrovia dove non c'è nulla. Arriva treno a Como. Sì o no? Sì. Penso di sì, no? E se io vi dicessi come non è collegata la ferrovia, dobbiamo fare una ferrovia, mi direste, beh, magari potremmo anche pensare di farne una nuova che potrebbe essere più funzionale, ma adesso al momento la ferrovia ce l'ho, posso criticare come funziona, ma nessuno può dire che a Como non arrivi il treno. Bene, ho una notizia, la ferrovia internazionale Italia-Francia esiste già, possiamo discutere le funzionalità, le caratteristiche, decidere se questa ferrovia ha le caratteristiche adeguate agli scopi che vogliamo perseguire, ma non possiamo dire che non ci sia. Spesso sentiamo raccontare, soprattutto alcuni politici poco avveduti, che siamo isolati, che non abbiamo collegamenti. Beh, questo non corrisponde al vero.
abbiamo dei collegamenti, peraltro come vedremo ampiamente funzionali, possiamo discuterne miglioramenti, migliorie, tra cui anche questo eventualmente, ma dobbiamo partire da una base reale, solida, non certo da considerazioni che appartengono più all'ambito della fantasia e che non quella della realtà. Allora discutiamo qual è la linea esistente e soprattutto quali sono le sue caratteristiche. Allora, le caratteristiche della linea esistente, che esiste, collega già Torino, l'Alta Val di Susa, al traforo esistente, poi attraversa il confine, passa in Francia e collega con diversi percorsi fino a Lione, sono peraltro oggetto di ammodernamenti che nel corso dei decenni, agli anni 80, fino a pochi anni fa, hanno interessato sia la linea ferroviaria lato italiano, sia il traforo ferroviario internazionale esistente. Ammodernamenti che hanno riguardato, per quanto riguarda la parte italiana, già dagli anni 80, la realizzazione di un percorso doppio binario completamente elettrificato fino al tunnel esistente e altrettanto dall'altra parte, e il traforo è stato oggetto di lavori ingenti per allargarne la dimensione e consentire la sua omologazione e l'utilizzo per traffici merci importanti. Stiamo parlando dell'infrastruttura esistente e di investimenti che hanno riguardato alcune centinaia di milioni di euro a cavallo tra gli anni 2000-2010 per quanto attiene l'allargamento del traforo. Quindi stiamo parlando di una linea ammodernata, non di una linea vecchia, storica, come si dice, la linea di Cavour. La linea di Cavour è quella di tanti anni fa, questa è stata oggetto di interventi. Poi possiamo valutare che non sia sufficiente, ma partiamo a quel livello. Questo stato di funzionalità è stato oggetto di analisi da parte dell'organismo che il governo italiano a metà degli anni 2000 ha costituito congiuntamente con le amministrazioni comunali della Val di Susa, si chiama Osservatorio Tecnico Torino Lione, una sede che in teoria avrebbe dovuto valutare l'opportunità di realizzare l'opera. Purtroppo poi decisioni di tipo politico governativo hanno un po' trasformato questa funzione più che altro nel gestire la progettazione dell'opera, mettendo un po' in difficoltà invece le amministrazioni che esprimono la nostra commissione, che invece volevano discutere se era proprio necessario farlo. Ma alcuni degli elementi sviluppati in sede di questo osservatorio sono molto interessanti, anche perché sono documenti ufficiali formalizzati con carta intestata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La prima valutazione tecnica ha riguardato quante merci all'anno possono passare su questa linea ferroviaria, ma a questo punto devo fare un attimo una parentesi perché potrei disorientare qualcuno. Sto parlando di merci. Come mai parlo di merci e non parlo di passeggeri? La Torino-Lione è un progetto di cui si parla da molti anni e ha avuto diverse evoluzioni nel tempo. La sua primissima formulazione, parliamo degli anni 90-2000, prevedeva l'ipotesi di costruire questa linea tutta incentrata sul potenziamento del trasporto passeggeri e della sua velocità. Ipotesi che è naufragata già allora perché ci si è resi conto che non aveva presupposti economici sostenibili. Le linee a velocità al mondo che sono in prossimità di una convenienza economica sono quelle giapponesi, dove passano flussi di traffico che sono 10-50 volte quelle delle linee ferroviarie a velocità in Francia più trafficate, che a loro volta sono il doppio delle nostre più trafficate, che nel passaggio dei vari rapporti vi dà la dimensione del fatto che si tratta di infrastrutture che hanno grande difficoltà a mantenere una convenienza economica solo sul traffico passeggeri, ma questo anche su questo oggetto di discussione. Gli stessi proponenti hanno riproposto il progetto a partire dagli anni 2000 in poi, incentrato soprattutto sul potenziamento del trasporto merci. E la componente passeggeri è rimasta, esiste anche un aspetto secondario di vantaggio potenziale per i passeggeri, ma è un aspetto di secondo ordine. L'aspetto più rilevante è che il tunnel, la nuova Torino-Lione, dovrebbe servire, nell'idea dei proponenti, a potenziare, a rendere più facile e meno costoso il traffico merci. Quindi le merci sono il mantra, l'aspetto chiave fondamentale al centro di questo progetto. Merci che bisogna discutere se possono passare già oggi sulla linea esistente o viceversa hanno bisogno di una nuova linea. Allora, se parliamo di una linea ferroviaria, possiamo, per semplicità, stringendo, farla assomigliare, fare un'analogia, con un tubo che porta dell'acqua. Quanta acqua può passare in questo tubo? La portata di questo tubo? La portata della linea ferroviaria si misura in quantità di merci in massa, tonnellate, che possono passare all'anno. Questa stima fu fatta nel 2006 dall'allora Osservatorio Tecnico Torino-Lione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato da un signore che si chiama Architetto Virano, che è l'attuale direttore generale della società che deve realizzare la Torino-Lione per conto dei governi italiano e francese, quindi
chi meglio di lui può conoscere l'argomento, e è stata formalizzata in un documento di cui vediamo i risultati principali. L'avete la copertina del documento, è pubblicato, è consultabile da chiunque, e ci dice il risultato finale di questa analisi all'linea ferroviaria come è oggi. Parliamo di un numero, e quindi dobbiamo mettere a memoria questa quantità, che è dell'ordine tra 20 e 32 milioni di tonnellate di merci all'anno. Una quantità che è tutta da discutere in funzione di quanto sono le merci attuali, quante potrebbero essere. Allora, questa è la misura, la portata. La differenza da questo limite massimo e minimo è legata a scelte di esercizio. In particolare la differenza sostanziale sta nel far viaggiare i treni merci anche il sabato e la domenica o meno, aspetto che è stato oggetto di discussione in quella sede. Alcuni, noi tra questi, pensiamo che, come fanno tutti gli altri operatori ferroviari, anche il sabato e la domenica possono circolare delle merci, anche perché aprono i supermercati, abbiamo una serie di servizi, non si vede perché non dovrebbe essere utilizzabile. Viceversa, se si ritiene di non utilizzare una linea ferroviaria al sabato e la domenica, per carità, fattibilissimo, la quota scende a 20, altrimenti sarebbe 32, ma siamo lì in mezzo. Secondo elemento fondamentale per capire se le merci possono attraversare o no la linea ferroviaria, oltre alla quantità, c'è la dimensione massima, si chiama nel gergo la SACMA, cioè la dimensione massima dei carichi che sono collocabili sui carri ferroviari, e l'insieme dei due ha un ingombro che si deve confrontare col passaggio alla galleria, un po' come in questo ambiente dove siamo adesso. Quella portale che vediamo lì, lastremato dal muro, è la nostra sagoma limite. Se io arrivo con un container più grosso, di lì non posso passare. Quella è la dimensione. È un aspetto molto importante, perché tendenzialmente il traffico merci nel mondo si sposta su nave, su treno e su camion con container, oppure con casse mobili, ma comunque di dimensioni sempre più grandi. Chi fa trasporto di container interessa fare container sempre più alti e quindi sempre più voluminosi. Le varie infrastrutture ferroviarie sono codificate con delle standardizzazioni, si chiamano sagome, gabarit nella definizione tecnica, sono identificate da lettere A, B, C, e al crescere della lettera aumenta la dimensione. In particolare sono A, la lettera B ha due gradazioni diverse, B e B1, che si chiama B1, B+, e poi la C. La C, per intenderci, è la sagoma oggi più grande disponibile, che è quella del tunnel sotto la Manica, dei tunnel che stanno realizzando gli svizzeri, il Gottardo e l'Oeschberg, che hanno realizzato in buona parte, ed è il tunnel di base dal Torino-Lione, qualora fosse realizzato. Subito dopo c'è la sagoma B1 o B+. Queste vanno confrontate con le dimensioni dei più grossi container presenti oggi nel commercio, posati su un carro ferroviario, appoggiati sul binario per vedere se sono confrontati. Facciamo questo esercizio. Allora, questa è la figurina che troviamo da definizione delle sagome, e mollo il microfono un minuto così riesco a indicare. Era per chiamare la vostra attenzione. Questa che vediamo qui, quella viola, è la sagoma C, la più grande. La sagoma a cui ho omologato il tunnel ferroviario esistente del Trenbus, cioè è stato allargato questa sagoma a cavallo degli anni 2000, è la sagoma B+ o B1 azzurra. Questo che vedete è il container più grosso che possono circolare su navi in questo momento, appoggiato su un carro ferroviario e questo carro sui binari. Ci sta sicuramente la sagoma C, ci sta sicuramente la sagoma B1+, e ci può passare in entrambi i sensi di marcia senza nessun tipo di limitazione. Quindi il tunnel ferroviario esistente del Frejus può portare da 20 a 32 milioni di tonnellate di merci con i più grossi container presenti oggi in commercio. Fine. Dove stanno le limitazioni? Magari le vedremo più avanti con qualche domanda, c'è almeno un caso di limitazione, ma è un aspetto che approfitterei poi di discutere con qualche domanda, perché riguarda un traffico oggettivamente marginale come quantità, ma questo mi sembra già un punto fermo da cominciare a mettere. Ora, abbiamo discusso di quanta roba potrebbe passare, quanto grande. Dobbiamo soprattutto capire se la quantità di merci potenzialmente trasportabile è grande o piccola rispetto all'andamento attuale e alle previsioni future. Che io decido di ragionare su quello che è successo fino ad oggi. Quanti asili nido avete al comune? 10. 10, esageriamo, 10, 20.
Allora, certo che non posso dire, vabbè, fino a ieri ne sono bastati 10, e se domani la popolazione dovesse crescere in modo significativo, 10-15%, 20%, devo già prevedere oggi di fare gli asili nido. Uso gli asili nido perché l'esempio dei loculi non mi sembra tanto interessante. Quindi, meglio parlare di asili nido. Devo immaginare di magari aumentare da 10 a 12. Se vi dicessi, a Como abbiamo bisogno di 50 asili nido, perché 10 sono troppo pochi, sarei realistico? No. Non credo, sarebbe molto bello, per carità, per certi versi forse problematico per altro, però in ogni caso sembra un po' fuori scala rispetto alla realtà. Ora, il metodo di discussione è questo, come è andata fino a ieri e quanto ci aspettiamo succeda domani sulla base di ipotesi realistiche che possono anche essere disruptive, come dicono gli esperti di tecnologia, ma non necessariamente così enormemente difformi da quello che realisticamente ci possiamo aspettare. Per farlo dobbiamo guardare lo storico dei flussi di traffico merci e le previsioni future. Chi dice quante merci sono passate sull'arco alpino, perché di questo stiamo parlando, traffici merci attraverso le Alpi, tra Italia e gli altri versanti, Francia, Svizzera e Austria. A monitorare il traffico merci sull'arco alpino fin dagli anni 80 sono il Ministero dei Trasporti e la Confederazione Svizzera. Gli svizzeri da sempre sono enormemente attenti a questo problema perché non hanno mai visto di buon occhio l'attraversamento di camion o comunque di traffico su gomma attraverso il loro paese, soprattutto quando questo traffico non era inerente a attività economiche proprie, ma semplicemente di puro attraversamento e utilizzo di un corridoio di passaggio. Da qualche anno Confederazione Svizzera e Unione Europea condividono questi dati e quindi i dati prodotti dal Ministero dei Trasporti svizzero fanno fede per tutta l'Unione Europea. Questa statistica è molto dettagliata, per ogni singolo valico alpino, stradale e ferroviario il dato viene monitorato in numero di mezzi e soprattutto in quantità di merci transitate. È un'informazione che ha un dato storico molto allungato nel tempo indietro ed è la stessa base informativa che viene utilizzata da chiunque faccia ragionamenti sulle infrastrutture, inclusi i proponenti da Torino-Lione. Andiamo a vedere la situazione del traffico merci complessivo negli ultimi 30 anni tra tutto l'arco alpino e mettiamo un focus su quello che è capitato tra Italia e Francia. Abbiamo per semplicità rappresentato i 4 anni iniziali dei tre decenni e l'ultimo finale, quindi abbracciamo un orizzonte temporale di 30 anni. Vedete, la parte in grigio rappresenta il totale Austria, Svizzera, Francia, la parte in blu mostra l'andamento Francia. Che cosa ci dice questo grafico? Ci dice che oggettivamente nell'arco di questo trentennio il traffico merci sull'arco alpino si è incrementato in modo significativo. Parliamo di più di 200 milioni di tonnellate di merci sull'arco alpino complessive. È la somma di quello che passa su strada e su ferrovia. Di questa quota la parte verso la Francia, anch'essa è importante, batte intorno ai 45 milioni di tonnellate di merci, la parte in blu. La dinamica di queste due quote non è esattamente congruente, perché vediamo una crescita totale fino a circa l'inizio dell'ultimo decennio, poi nell'ultimo decennio un po' di rallentamento, ma questo potrebbe essere un fatto contingente. Più marcato invece è la stasi del traffico merci tra Italia e Francia, quindi dopo una prima salita nel primo decennio poi sostanzialmente rimane costante, malgrado il resto dei versanti, Austria e Svizzera ha visto incremento. Questo è un primo elemento su cui porre attenzione. Andiamo a entrare più nel dettaglio di quello che è il traffico sul versante verso la Francia. Le direttrici di trasporto merci Italia e Francia sono fondamentalmente tre. Due valichi alpini, a partire da nord verso sud, il Monte Bianco, che è un traforo autostradale in Val d'Aosta. In Val di Susa abbiamo un traforo autostradale, un traforo ferroviario e anche un piccolo valico di una statale di piccola entità come passaggio, ma abbiamo due modi di trasporto, ferrovia e strada, mentre al Monte Bianco ne abbiamo solo uno, strada. Poi abbiamo a Ventimiglia un altro punto di passaggio significativo con ferrovia, anche se con forti limitazioni perché diversi tratti della ferrovia Ligure sono a binario unico, e soprattutto strada, col passaggio dell'autostrada che ci consente di attraversare il confine. Questo è l'insieme del volume di traffico che passa tra Italia e Francia, con una distinzione però rilevante. Il trasporto Val Susa-Monte Bianco sono valichi alpini veri e propri. Ventimiglia non è un valico alpino, è un passaggio litoraneo, e non interessa traffici reali Italia-Francia, perché in realtà, come tutti i trasportisti sanno, riguarda attraversamenti tra Est Europa e Spagna, che non a caso passano in quella posizione lì.
Se ci concentriamo sui valichi alpini, che sono quelli di interesse principale per il progetto Torino-Lione, non a caso i proponenti richiamano sempre il dato di traffico Monte Bianco-Val di Susa. Se guardiamo questi, andiamo a concentrarci su questi passaggi, questo è l'andamento nello stesso periodo. In grigio vedete la somma, Monte Bianco-Val di Susa, strada e ferrovia, tutto insieme. In verde avete evidenziato il traffico in Val di Susa, di nuovo strada e ferrovia. Monte Bianco, ricordo però, è solo strada. Ma qual è la dinamica? Crescita nel primo decennio e poi in 20 anni meno 30%. E questo meno 30% si è verificato sia in Val d'Aosta, dove c'è solo l'autostrada, sia in Val di Susa, dove c'è l'autostrada e la ferrovia. Quindi in modo indipendente dal modo di trasportare le merci. Cosa significa? La nostra deduzione è che sia attinente le dinamiche economiche tra i due paesi, che sono il motore di questi flussi merci, al di là di quale sia il modo di farle viaggiare. E che nel tempo le due economie, Italia e Francia, non hanno più generato quei flussi di merci ingenti che avevamo ai tempi degli anni 50, del potenziamento industriale, la miele che viaggiavano, il carbone. Oggi abbiamo riduzione complessiva dei flussi e a parità di volumi riduzione delle masse coinvolte. Basta pensare al tipo di beni che andiamo ad acquistare, a commercializzare. Sempre più beni di valore elevato, oggetti di grande pregio, elettronica piuttosto che altre, e non più tante materie prime, perché quelle vanno altrove, dove vengono trasformate per fare beni di consumo che poi noi acquistiamo e non necessariamente passano attraverso questo percorso. Ora, se noi ci concentriamo sulla somma di queste quantità, che sarebbero quelle sulle quali andrebbe ad insistere il tunnel di base nella proposta di nuova linea Torino-Lione, dobbiamo mettere a confronto questo andamento con le previsioni sulla stessa percorrenza Monte Bianco e Val di Susa, formulate ai proponenti per dire: secondo noi l'andamento futuro sarà questo, quindi è necessario fare la nuova Torino-Lione. Proviamo a guardare queste ipotesi confrontandole con questo andamento. A sinistra vedete l'andamento dei dati reali e della somma di prima, Monte Bianco, Val di Susa, strada più ferrovia, in blu. In arancione vedete le due ipotesi formulate dai proponenti da Torino-Lione per dire: il traffico che ci aspettiamo in futuro è questo, quindi dobbiamo potenziare le infrastrutture, a cominciare dal fare il tunnel di base della Torino-Lione. Ora, il 2023 è domani mattina. I proponenti pensano che il traffico raddoppi nell'arco di pochi anni rispetto alla situazione che avevamo pochi anni fa. Al 2053 non è domani mattina, ma è tra un po' più di tre decenni, e si immagina che il traffico abbia un per 5. Ora, non so le vostre considerazioni rispetto a questo, io resto ai documenti ufficiali.